Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Crusher Sphere ed oggi continueremo l'esplorazione dell'isola di Zabeo, Isabyland, e penso proprio che la finiremo perché ci mancano il deserto e quello che viene dopo. Però abbiamo già fatto la foresta, abbiamo già fatto la prima parte, abbiamo già esplorato questa zona qui che sto passando correndo in questo momento e abbiamo scelto di darle come divide esperienza al nostro Corphish, che a questo punto quindi mettiamo via, dato che non riusciamo ad utilizzarlo, è troppo debole, ha una difesa troppo bassa, difesa speciale troppo bassa e non riesce a tankarsi più di due colpi. E a sua volta non riesce a shottare la gente perché ha le statistiche letteralmente troppo basse, non potendolo farlo evolvere. Quindi andremo con Sceptile, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo state credendo, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Allora, questo allenatore l'avevamo già affrontato nella scorsa parte, quindi proseguiamo. Cerchiamo di trovare tutto quello che c'è in questo deserto. Vediamo se ci sono dei Pokémon nuovi. Oh, alla faccia del Pokémon nuovo. Se non sbaglio non abbiamo nemmeno Baltoi noi, giusto? La sua pre-evoluzione. Proviamo ovviamente a catturarlo perché vi ricordo, magari c'è qualcuno che sta vedendo questa serie per la prima volta, che sto cercando di fare il Living Dex su Pokémon Fire Rush. Quindi i Pokémon nuovi li catturo, essenzialmente. E se vi interessa, negli scorsi episodi vi ho fatto vedere più o meno a che punto sono con questo Living Dex. Ecco fatto, abbiamo catturato anche Cladle. Perfetto. Allora, proseguiamo. Salve, no, niente salve perché c'è un Pokémon selvatico. Baltoi. Dai, completiamo direttamente la loro linea evolutiva. Vediamo. Vai di Quick Ball. Vediamo se riusciamo a completare in tipo 2 minuti un'intera linea evolutiva. Esattamente, prese. Beh, grazie alle Velox Ball il fare questo Living Dex è diventato molto più veloce. Prima dovevo per ogni Pokémon, diciamo, impostare tutta una cattura, indebolirlo, paralizzarlo, eccetera. Vai, battiamo lei. Una Picnic Girl. Eliza, o Elisa in italiano. Ah, con Meganium, tra l'altro. Ok. Andiamo di Xissor, super efficace. Buono. Magical Leaf, ok. Si prenderà un po' di danno dalla tempesta, e quindi noi penso che con Xissor potremmo batterla. Sì. Buono. Buonissimo, anzi. Perfetto. Andiamo a battere anche lui. Salve. Ah, lui ci dice che ha trovato dei fossili, ma pensa che non gli serviranno. Per favore, prendine uno. Ci dà il Claw Fossil, che diventerà Anorith. O ne vuoi un altro? Beh, suppongo che vada bene. E ci dà anche il Root Fossil, il Fossil Radice, che diventerà invece Lilip. Abbiamo quindi preso anche i due fossili di Hoenn. Niente male. Ricordatevi che se volete farli revitalizzare dovrete andare a Plumbeopoli, quindi dovrete tornare a Kanto. Allora, contro Graveler andiamo di Leaf Blade. Vai. E a vigore, ovviamente. Stealth Rock, va bene. Va bene, va bene. Andiamo di Xissor. Tanto è un PS, quindi lo tiriamo giù facilmente. Livello 45 per Sceptile, che viene colpito dalla tempesta. E manda in capo Sudowoodo, lasciamo Sceptile. E contro Sudowoodo andiamo di Energy Ball. Dai, anche lui è rimasto con HP, tutti con vigore. Che infami. Ok, mi ha droppato l'attacco e l'attacco speciale. Andiamo di Xissor, tanto gli manca solo... Ah, più veloce addirittura. Gli manca solo un PS. Corphish al 41. E dai, così almeno prende un po' di livelli. Perché è impossibile allenarlo altrimenti. Meowile, cambia un Pokémon e mandiamo Torkoal. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare con Torkoal. Azz! Le spine. Andiamo di Flamethrower. Niente, non usa il Quick Claw. Peccato, per poter colpire per primo. Però tiriamo giù Meowile. Perfetto, too bad un corno. Ovviamente non facciamo evolvere Corphish, abbiamo tolto la pietra stante per dargli il condivido esperienza, quindi ovviamente lui tenterà di evolversi ogni volta che salirà di livello. Curiamo un po' il nostro Sceptile, andiamo a prendere questo strumento. Hardstone, è quella che potenzia le mosse di tipo roccia, se tenuta. Anche Camerupt non abbiamo, eh. Buono, andiamo a prenderci anche lui. Così non dobbiamo far evolvere Numel. O Numel, che dir si voglia. Niente, se con un Quick Ball riusciamo a catturarlo di primo turno.
E vai, vamos. Poi abbiamo preso Claydol, Baltoy e Camerupt. Poi vi svelo che tra l'episodio scorso e questo ho fatto evolvere Poliwhirl in Politoed, allenandolo qui in questo deserto, e avevo trovato Vibrava, quindi l'ho catturato. Semplice e veloce. Semplice e indolore, vedete, Vibrava appare già catturato. Perché? Perché l'avevo trovato mentre allenavo Poliwhirl. Per fargli fare quel livellino in più. Ok, a questo punto possiamo allora andare qui sopra a vedere che c'è un altro allenatore. Oh, più avanti ci dice che c'è una cava di ghiaccio. Ah, lui è un Pokémon di tipo lotta. Ok. Andiamo in Energy Ball. Ha fatto parecchio male, però la tempesta lo finirà. Buono. Poi Torkoal, sì, tipo fuoco, a questo punto mandiamo Corphish. Dai, Corphish ce la devi fare. È vero che Torkoal ha una difesa molto alta, questo è vero. Però ce la devi fare. Ah, ma ha messo elasticità, mannaggia lui. Allora andiamo di Brick Break. No, tanto lui è solo tipo fuoco, non tipo fuoco roccia. No, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare assolutamente. Mandiamo... Mandiamo Pikachu, scusatemi. Usiamo Pikachu qualche volta, no? Tanto ormai siamo più o meno alla fine. Iron Defense addirittura. Che stronzo, Torkoal. Andiamo di Electro Ball e via. Ecco, fatto. Poi Sandshrew. A questo punto potremmo mandare di nuovo Sceptile. Non posso mandare Corphish perché con la siccità la sua mossa Crabhammer farebbe molto meno danno. Se non sbaglio il 50% in meno. E quindi sarebbe tipo impossibile uccidere Torkoal, che già ha una difesa tra l'altro fisica molto alta. L'ha amato, cioè perdere in questo modo lui l'ha amato. Un'altra Hardstone, va bene. Diamo una curatina di nuovo a Sceptile. Ok. E proseguiamo. Penso che dovremmo aver trovato tipo tutti i Pokémon nuovi qui dentro. Ah, Rhydon. Niente male. Niente male Rhydon, però fuggiamo. Penso che c'è qualcuno qui sopra. Un allenatore? Sì, c'è un allenatore. Andiamo a prenderlo, ovviamente. Oh, Trapinch. Però ce l'abbiamo già, Trapinch. Tra l'altro qui si trova anche Donphan, se non sbaglio. Che fino ad ora era relativamente raro. Vabbè, battiamo anche lui che faceva la guardia ad un altro oggetto. Donphan. Ah, l'ho chiamato. L'ho chiamato proprio. Contro Donphan direi di usare Energy Ball. Non dovrebbe avere una difesa speciale molto alta, però come al solito ha... Vigore, mannaggia lui a quel vigore. Andiamo di Xissor. Ok. Vuota Battle, sì sì, guarda, davvero emozionante. Prendiamo una Muscle Band. E qui sopra dovremmo aver finito questo punto. Oh, un Fampi, piccolino. Fuga. Prendiamo sotto. Controlliamo, allora qui c'è l'entrata della caverna di ghiaccio. Lì c'è un altro allenatore che forse non ho battuto. Andiamo a prenderlo, eh. Camerupt, va bene. Fuga. Prendiamo anche te. Salve. No, tu ti avevo già sconfitto. Tu non ti ho sconfitto. Vieni. Vieni qui. Dammi la tua esperienza. Lucas. Con Alakazam, davvero? Ok, Forbice X dovrebbe fargli molto male. E infatti viene shottato. Buono. Buonissimo. Poi chi mandi? Anorit. Tipo roccia, dai, mandiamo Corphish. In teoria dovrebbe farcela contro Anorit. È un primo stadio anche lui. Dai, forza, eh. Crash Claw, va bene. Oh, bravo Corphish. Almeno un Pokémon riesce a tirarlo giù ogni tanto. I'll talk. I don't have a secret, I just wanted to sound cool. Ma vaffanculo. Allora, a te ti ho già battuto? Ok. Quindi abbiamo, credo, finito la zona. Tocca semplicemente andare a battere l'ultimo qui. I can't believe a kid made it this far. Non può crederci che un bambino sia arrivato così lontano. Il signor Joan. Che ha un Sand Slash. Ok. Andiamo di Leaf Blade. Oh, finalmente un Pokémon senza vigore.
Corphish al 42, ottimo. Ovviamente non si può evolvere. E a questo punto, prima di entrare in quella grotta, do una bella curata a Sceptile. A loro no, dai, va bene così. Posso usare qualche pozione, ecco, una pozione, direi che va più che bene. Ok. Allora, dentro dovrebbero esserci due tizi, anzi tre tecnicamente, che sono no nostra vecchia conoscenza. James, I can't believe we got stuck in this cave. It's freezing here. Non posso crederci che siamo rimasti bloccati in questa caverna. Sto congelando qui dentro. Jesse, well, it's better than burning up in the desert outside. Beh, è sempre meglio che cuocere nel bruciare nel deserto fuori. Ehi, è quel moccioso? Sì, ovviamente è quel moccioso. E guardate lì a destra chi c'è? Snorant. Finalmente la nostra squadra di Owen sarà completa. Perfetto. Now we can get out of here with something promising. Let's do this, guys. Wobbuffet. Vai, vai, vai. Parte la sfida con il Team Rocket. Jesse e James con 5 Pokémon, tra l'altro. Ok, Sea Viper. E noi mettiamo subito la siccità. Vediamo quanto gli facciamo con Earthquake. Ah, gli Poison Tail ci avvelena? No, fortunatamente no. Buono. Buonissimo. Allora, Dustox. Lasciamo Torkoal. Sperando che attacchi per primo con Quick Claw. Una volta ogni tanto. Oh, bravo! L'ho chiamato. Dustox ovviamente non può resistere. Sotto siccità. Stab. Super efficace. Buonanotte, Dustox. Chimico. Tipo psico. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Sceptile. Assolutamente sì. Tipo psico si becca una bella Xissor in faccia. Non è morto, eh. Ok, leccata ci ha usato. Ah no, Astonish è sgomento, se non sbaglio. Ok, Pokémandi. Cacnea. Cacnea tipo erba. A questo punto mandiamo Swallow. Penso che un aerosalto possa bastare senza nemmeno usare volo. Vediamo, eh. Aerosalto. Esattamente. Ottimo. E infine chi manda? Wobbuffet. Wobbuffet invece è fastidioso. Cerchiamo di usare. Ma sapete cosa? Dai, usiamo Pikachu. Mandiamo Pikachu come ultimo Pokémon contro il Team Rocket. Direi che è in canon. Nell'anime. Andiamo di Electroball. Addio Wobbuffet. Perfetto. E il Team Rocket esplode di nuovo. E a questo punto possiamo anche prenderci Snorant. Eccolo qui. Guardate che bellino. Snorant. Ma certamente. Otteniamo Snorant. Non voglio dargli un soprannome, grazie. E appena arriveremo ad un box lo metteremo in squadra. Ora noi dobbiamo uscire da questa grotta e catturiamo un altro Snorant per il Limindex. Assolutamente. Quindi, borsa. Andiamo a prenderci una bella Quick Ball e tiriamola. Ecco qua. In questo episodio abbiamo preso un bel po' di Pokémon nuovi per il Limindex, contando anche la pausa tra quello precedente e questo, in cui ho fatto evolvere Poliwhirl e un po' di Teod. Ho catturato un Kirlia nella foresta precedente, ho catturato appunto Vibrava, niente male. Ok, lei ci cura nella caverna, ottimo. E chissà se possiamo trovare anche magari Absol qui dentro. È un Pokémon di tipo ghiaccio, no? Ok, un altro Snorant. Lo catturerei per sicurezza. Per avere poi uno Snorant da evolvere subito in Glalie. Senza dovermelo andare a cercare in giro e senza dover mai ritornare qui. Quindi me lo prendo. Tanto penso che Glalie si evolva intorno al 30 più o meno. Come livello, non mi ricordo il livello preciso, non penso vada intorno al 40. Ok, Enigma del ghiaccio. Vediamo un po' dove ci porta. Su questo sembra abbastanza semplice. Questo è il Gelomai, potenziale mossa di tipo ghiaccio. No, vai da questa parte, grazie. E ci sono altri allenatori da battere qui dentro, eh. E altri Pokémon selvatici. Volevo vedere se c'era uno strumento qui sotto. Ah, ma Wild l'abbiamo già catturato, vi ricordate? L'abbiamo già catturato. Io ti tirerei un lanciafiamme, così, per sport. Brucia. Addio. E andiamo a battere questo allenatore.
Have you seen Absol anywhere? Ah, attenzione, anche lui cerca Absol. In questo dialogo mi fa pensare che ci sia Absol da queste parti. Allora, io godrei se adesso Torkoal usasse un Quick Claw e attaccasse prima di Heracross. Oh, e andiamo, grande. Grande. 45 per il nostro Torkoal. No luck. Mi spiace, no luck proprio. Vediamo chi troviamo qui. Girafarig, anche lei ce l'abbiamo già. Fuga. Allora. Vediamo un po', cosa si riesce a fare qui. Vediamo se si riesce a passare in qualche modo. Ah! No, che qui ho preso il Bright Power, va bene. Io devo sbucare lì. Ok. Vediamo un po', cosa si riesce a fare per sbucare lì. Andiamo qui allora. Forse qui. Nope. Mi siamo tornati indietro. Ok, un enigmino di quelli non banali. Vediamo un po' se riusciamo a superarlo comunque. Nope, così no. Dobbiamo andare così, così, così. Così. Così, così, così. No, così si va di nuovo lì. Forse qui. Poi andando in su. Nope. Arriveremo da qui. Per arrivare lì, io devo in qualche modo arrivare contro quella roccia lì. Partendo dall'alto, probabilmente. Quindi devo arrivare contro quella. Per andare contro quella, devo andare contro quello. Scusate, è un po' difficile da farvi capire. Tipo così. Così. No, non così sicuramente. Allora, da qui. Non becco niente andando di qua. Ah, Pokémon selvatico. Ok. Snorunt. Ne ho già presi abbastanza. Ah, però c'è anche Froziless, giusto? C'è anche Froziless, però non mi ricordo come si ottiene Froziless, mannaggia me. Catturiamone un terzo comunque, per sicurezza. Quick Ball. Non mi ricordo di preciso come si ottiene Froziless. Andrò poi a vedermelo, oppure se volete scrivetemelo nei commenti. Allora, no, non voglio dare il soprannome. Me lo sono preso per non tornare poi qui, in ogni caso. Allora. Vediamo un po' cosa si può fare qui, Attenzione. Forse qui ho fatto la cosa giusta. No, devo andare più in basso in realtà. Che qua infatti, questo l'avevo già fatto probabilmente all'inizio, esatto. No. Nope, di nuovo. Vediamo, E qua ci siamo. Il problema è che da qua puoi fare solamente così. Poi volendo puoi andare in su, ma è abbastanza inutile. Puoi andare in giù e la cosa è utile. Anche poi andando di qua ti ritrovi il punto a capo perché ti ritrovi uno spiaccicato contro il muro. Anche qui stessa cosa. Vediamo, perché per arrivare lì, Ash,
Adesso posso farlo vedere col mouse. Vedete la freccetta? Qui. Così almeno ha più senso. Per arrivare qui, Ash deve per forza arrivare in questa maniera qui. Ok. Quindi, per andare lì, deve arrivare qui per forza, no? O meglio. Ah, può arrivare dal basso. Deve arrivare su questa roccia qui. Vedete? Questa qui. Se lui arriva da qui, però come fa ad arrivarci da lì? Un po' difficile, no? Sono tipo impossibile in questo puzzle. Dovrebbe arrivare qui per poi andare in alto. Ah, può arrivare qui sotto. No, non può arrivarci da lì sotto. Perché se lui va qui, va già oltre. E poi comunque non può arrivarci in ogni caso. Vedete? Tosto, eh? Tostarello. Altro Pokémon selvatico, vediamo. Snorunt. Ok. Nessun Absol nelle vicinanze. Ah, non posso fuggire? Davvero? Grazie. Allora, andiamo un po'. Ah! Era così semplice. Ve lo faccio rivedere, così in caso lo memorizzate anche voi. Allora, dovete finire qui, prima di tutto. Finite qui dove c'era lo strumento, che è una cosa facile. Poi partite da qui. Andate a sinistra. Giù. E poi a destra. Ok. E ora si può sfidare l'allenatore. I came here to train. Vai. È venuto qui per allenarsi, sfidiamolo. Ah, sei un bird keeper con Tropius. Ottimo, dato che ho davanti Torkoal. Ottimo, davvero. Vai, Flamethrower. Addio Torkoal. O meglio, addio Tropius. Che non l'abbiamo ancora trovato, eh. Golbat, sì, cambia Pokémon. Tipo volante, veleno. E direi di mandare in campo Swallow. Dai, facciamo prendere un po' di punti esperienza. Golbat, direi di usare Silwing. Ok, non gli ho fatto molto, andiamo di volo. Lui continua a usare Quick Guard, boh, vabbè, contento lui. A quanto pare gli piace. Air Cutter ci farà relativamente male. Che è nemmeno troppo, andiamo di Air Assalto. Addio, Golbat. Ok, Corphish a livello 43. Poi chi manda in campo? Pelipper. Ok, Acqua Volante. Contro Pelipper direi di lasciare Swallow. Lasciamo lui. Lasciamo lui, usiamo volo di nuovo. Ok, se aumenta la difesa, la difesa speciale. Inizia già ad essere fastidioso. Ok. Cerchiamo di evitare il suo rilascio. Ecco, Split Up, infatti, l'abbiamo evitato, buono. Water Pulse, almeno non ci ha fatto confondere, andiamo ancora di volo. Swallow. Dannato! Ok, però almeno i boost se li toglie. Andiamo ancora di volo. Buono. Ci sputa in faccia ora, no? Ah, però sono confusi. Ok, no, cambiamo Pokémon un attimo, perché qua stanno andando un po' troppo per le lunghe. Andiamo di Pikachu. Ma andiamo al buon vecchio Pikachu. Prende Water Pulse in faccia, va bene. E noi andiamo di Nuzzle. Danno 4x e addio Pelipper. Poi Doduo. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Corphish. Dai, Corphish dovrebbe farcela contro Doduo. Assolutamente. Con una bella Crabhammer in faccia. Acupressione, davvero. Ok. Bravo, è servito molto potenziarti. Perfetto, you're too strong, beh grazie. Corphish non si può evolvere. Allora, i miei Pokémon come sono messi? Solo Swallow è messo relativamente male, ma direi che possiamo tranquillamente lasciarlo lì. Oh, abbiamo trovato Absol, ottimo. Andiamo a prenderlo subito, eh. Bag. Vai, Quick Ball.
Prendiamoci Absol. No! E dopo quando riescono a rompere la Quick Ball, diventa più faticoso prenderle. Ok, fortunatamente non l'ha shottato, speravo appunto di non shottarlo. E andiamo di Level Ball, vai. Dovrebbe entrare, eh. 15 livelli indietro. Vita rossa. Va bene che sia Absol, però. Preso. A me piace molto come design di Pokémon Absol. Però mi sa che non è molto forte in generale. O sbaglio. Non sono molto esperto di Pokémon della terza generazione, eh. Altro Pokémon qui. Uno Zigzagoon in questa caverna. Ma non tipo... Non muore congelato, scusatemi. Come fa a vivere uno Zigzagoon qui dentro? Vabbè. Dettagli. Ok, proseguiamo. Salve. Did you come to save me? I don't need help, Toph. Ok. Lei ha fatto prima la parte della ragazza in pericolo, no? Sei venuto a salvarmi, la cara Chelsea. E poi ha detto, no, ma non ho certo bisogno di aiuto. Va bene. Ok, andiamo di Flamethrower. Addio, Iglipuff. Poi chi manda lei? Trapinch. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Corphish. Contro Trapinch dovrebbe cavarsela molto bene. Basta una crebammeramata in faccia e crepa. Perfetto. Poi chi mandi? Dustox. Ecco, contro Dustox invece devi mandare Swallow. Sperando che non crepi. Sperando che non crepi proprio, malissimo. Andiamo di volo. E vediamo se non fallisce e lo uccide tranquillamente. Perfetto. E si prende anche un bel po' di punti esperienza, in modo da salire a livello 45. Endeavor. Allora, è un attack move that cuts down the target's HP to equal the user's HP. È rivincita, giusto? No, grazie. Perfetto. I said I'm fine, ho detto che sto bene. Vabbè, che vuoi da me? Usciamo dall'Ice Cave e arriviamo all'ultima zona di Izabe Island. Andiamo subito a darci un'accurata veloce Pokémon. Eccoci qui. Salve. I came all the way from the Weather Institute to see what this place was like. It's amazing how the climate is. Questo è venuto dall'Istituto Meteo per vedere il clima di questa zona. Ok, puoi davvero credere che un deserto esista così vicino ad una grotta congelata? Effettivamente strano. La ferrovia resuscita questo posto praticamente, ok? Quella cava era davvero fredda. Vuoi imparare Ice Wind? Un secondo, andiamo a prendere Snorunt. Mi stavo quasi dimenticando, no? Del nostro nuovo Pokémon. Allora, tu mi dai lo strumento nel frattempo. Item, take, grazie. Ti lascio giù. Prendiamo Snorunt. Poi questi li metterò in ordine, non preoccupatevi. Eccolo qui il nostro Snorunt. Diamogli il condividi esperienza. Lo togliamo da Corphish. E lo diamo. Allora, andiamo a riprendere il condividi esperienza. Eccolo qui. E lo diamo al nostro bello Snorunt. E con Basken, già che ci siamo, però lo mettiamo dove deve stare qui. Tanto che diventerà il nostro Blaziken, praticamente lui gli mancano solo 2 livelli. Mentre Torchic lo possiamo lasciare qui per ora. Ok, con il nostro nuovo Snorunt preso, torniamo un attimo qui e vediamo che mosse ha questo Snorunt. Tra l'altro Ash lo fa evolvere in Glalie, quindi possiamo tranquillamente... Ha uno strumento, vabbè, giustamente condivido esperienze l'ho dato io, quindi possiamo far evolvere comunque. Allora, la difesa speciale che aumenta, la difesa che diminuisce. Ok. Attacco 41, attacco speciale 43, buon EV in attacco speciale. E velocità non male, molto equilibrato come Pokémon, estremamente equilibrato. Ice Shard, protezione, Ice Wind, quindi la conosce già, e Frost Breath. Allora, facciamo così un secondo, dato che siamo già alla fine dell'avventura, diamogli delle mosse più decenti, che dite? Andiamo a prendere Geloraggio prima di tutto, se ce l'abbiamo. Allora, Ice Beam, eccolo qui. E diamoglielo.
posto di Frostbreath, vai. E una mossa ce l'ha, buona. Poi, andiamo a vedere cosa può imparare. Sai Shock può impararlo? No, nessuno dei miei può impararlo, ok. Vediamo un po' gli altri. Thunderbolt? No, nessuno a parte Pikachu. Earthquake? Nope. Ritorno psichico. Psichico non penso proprio. Forse Shadow Ball. Vediamo. Sì, buono, Shadow Ball lo può imparare. Glielo do sicuramente. Al posto di Icy Wind. Via. Buono. Poi Breccia. No. Magnetobomba no grazie. Slagio Bomba no grazie. Aerossalto, vediamo. Nope. Vediamo un po', eh. Continuiamo a vedere cosa può imparare di interessante. Shadow Claw gli abbiamo già insegnato Shadow Ball, quindi non ha molto senso. Pietra taglio, vediamo. Nope. Xyzor no, non glielo voglio insegnare. Flash Cannon, potrei, vediamo. Nope. Ok, dai, direi che comunque due mosse buone le abbiamo date. Forse Surf può impararlo? No. Potrebbe impararlo Pikachu. Sarebbe bello, peccato che il nostro Pikachu è fisico. Quindi no. Allora. Ok, dai, gli abbiamo dato un po' di mosse interessanti a questo tizio. Salve. I want to enter the contest here, but it is just too far away. Mi spiace. È troppo lontano il contest. Che effettivamente è nella prima zona dell'isola. This place is the best to fish. All the noise lures him right in. Tutto il rumore praticamente conduce i pesci nella sua rete. Hai trovato qualche Pokémon raro? Quest'isola ne ha alcuni. Qualcuno sì, Absol per esempio non è male. Ho catturato Mawile. Ci stavo provando per anni. Ok. Ci stavo provando da anni, scusate. Effettivamente Mawile anche è tecnicamente raro. La nostra ferrovia è usata molto spesso. Alcune persone trascorrono tutto il giorno fuori dall'isola. Ok, entriamo qui dentro. Abbiamo esplorato anche questa zona e qui non c'è nessuno. Quindi direi che abbiamo praticamente finito di esplorare l'isola di Zabe. Possiamo passare qui. Dove vorreste andare? A Ceneride, ovviamente. Però vedevo che c'era un altro. A parte che ci sei tu, a cui non ho parlato. Ah, vorrebbe possedere uno di questi yacht. Beh, giustamente. Vedevo che c'era un marinaio. Mi sono confuso? No, mi ero confuso allora. Pensavo di aver visto un marinaio qui dietro. A questo punto, ragazzi, salutiamo l'isola di Zabe con i suoi Pokémon rari, che penso di aver preso tipo tutti quelli che potevo prendere qui. E andiamo a Ceneride. Eccoci qui. Ma prima di proseguire la nostra esplorazione, il video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!